Beh, qui c'è ancora sicuramente l'unità, smettila di schierarsi uno da una parte e uno dall'altra, spesso poi sono cose che di chi tira al proprio interesse. Allora, questa è stata la rovina della Lega, quando lo Stato ha visto le divisioni della Lega, ha attaccato, ha mandato i suoi magistrati e via. Guardate che non si può raggiungere la libertà senza che ci sia qualche morto, state tranquilli. In Irlanda molti furono uccisi, molti morirono di fame in carcere. C'è un film che è uscito in questi giorni che parla della morte in carcere dei patrioti irlandesi. Ebbene, a noi lo Stato non ci ha sparato, ci tenta, però la colpa è un po' nostra, dobbiamo stare compatti, uniti. Oppure non si può fare una battaglia per la nostra libertà. La libertà Roma non ce la regala di sicuro, la dobbiamo conquistare innanzitutto con la capacità di essere uniti, amici, di volersi bene, non di parlare male di uno o dell'altro. Certo, parlo innanzitutto ai dirigenti, perché se si chiudono i varchi tra i dirigenti, le incomprensioni, secondo me tutta la base si sale unita in un blocco unico, pronta a dare l'attacco al centralismo romano. Un po' colpa nostra quel che è avvenuto, ma non colpa perché uno ha rubato, l'altro sì, l'altro no. Secondo me non ha rubato nessuno, devo dire francamente che non vedo io ladri, finora non ho visto ladri, ho visto qualche errore. Avevamo a fare l'amministratore uno collegato alla 'ndrangheta. Ebbene, non c'è il minimo dubbio, in certi posti bisogna essere capaci di indirizzare i giovani, non di deviarli. Però, dico, adesso c'è l'omone, abbiamo messo l'omone, il vecchio presidente, che ha anche la capacità di dare qualche calcio in culo per far tirare dentro le cose. Però, ripeto, io sono convinto che dopo una tegola in testa ci metteremo a correre più di prima. Chi pensa che la Lega sia finita ha sbagliato a capire. La Lega ha molto seminato e soprattutto ha seminato, io ricordo la prima volta che Castelli venne in Parlamento, c'era la delegazione araba che lui andò lì a salutare, oh complimenti, riuscite, avete un'organizzazione che riesce a tenere a bada il paese più forte militarmente del Mediterraneo. Gli altri lo guardano, ma guarda che non è questione di organizzazione, è questione di anima. Noi abbiamo impiegato tantissimo tempo a spiegare al nostro popolo che era un popolo. Da quando ha capito di essere un popolo si è messo a combattere e combatterà fino alla libertà. È un po' come noi. Abbiamo spiegato che eravamo un popolo. Allora eravamo tre grandi campanili, belli, forti. La Lombardia, il Veneto, il Piemonte, però tre grandi campanili non sono una cattedrale. La cattedrale venne quando a Mantova era presidente Speroni,
del Parlamento del Nord si decise di dare un nome alla nostra battaglia. Era i tre popoli, Veneto, Lombardia, Piemonte, stanno tutti e tre in pianura Padania. Per me io la chiamerei Padania, la nostra battaglia, potrebbe avere il nome di Padania. Poi la prossima volta ci vediamo qui e al Parlamento del Nord ognuno di voi porti una sua idea, un suo nome. Venne chi col nome di Eridania, l'antico nome che gli antichi greci davano alla pianura padana. Alla fine passò a Padania e Padania fu finalmente i tre popoli, grandi popoli ma divisi, si univano, non era più Veneto, Lombardia, Piemonte era anche Padania. E da quel momento il centralismo romano capì che era nato il simbolo della sua fine, la Padania. Fu allora che poi nelle storie di libertà, nelle battaglie di libertà c'è sempre difficoltà, anche in Irlanda. Michael Collins venne addirittura ucciso da altri patrioti irlandesi, che non deve capitare la bella. Allora erano anche le invidie di De Valera contro, che erano andati in America a caccia di fondi, favorire la nascita di un gruppo di patrioti irlandesi che spararono al fondatore della lotta di liberazione irlandese, Michael Collins. Però l'Irlanda si fece, la libertà irlandese fu raggiunta, così noi abbiamo avuto qualche difficoltà che sono naturali quando c'è un grande partito che spinge tanta gente, ognuno che si fa avanti, eccetera. Ebbene, allora, nonostante le difficoltà che ci sono state, l'Irlanda raggiunse l'indipendenza, così noi non dobbiamo sbagliare. Dico l'Irlanda perché è verde, ha simbolo verde come noi. Noi siamo verdi perché basta guardarsi in giro. Allora, fratelli padani, oggi siamo qui per ricordarci che siamo fratelli e che la bocca è meglio tenere chiusa la bocca tutte le volte che si può. Sapere che dobbiamo portare avanti una grande battaglia, che il nemico è lì nascosto, che ci spia per vedere ogni segno di debolezza, per attaccare, per colpire. Io non immagino che chi ha sbagliato sia un ladro, ha sbagliato perché avevamo dentro un disgraziato, uno che non era dei nostri, non era della nostra gente. Ebbene, tutto questo sicuramente ha lasciato i segni, però sono segni che noi supereremo uniti, di corsa, al traguardo della Padania. Nasce ora, come avranno spiegato, nasce ora l'Euroregione Alpina, Padana Alpina. Questo non è solo grazie ai dirigenti, stupidi sono stati, ma grazie a voi che avete portato avanti nel cuore la Padania, in un posto dove nessun Stato potrà scalpire, potrà strappare. A Roma si chiede il potere, lo Stato italiano si chiede, ma come mai non riusciamo a fermare la Padania? Perché è nel nostro cuore, nel cuore della nostra, di voi, di noi, e quindi non potranno strapparlo fino a che sarà giunto il momento della libertà, fino a che nelle piazze dei nostri paesi la bandiera padana trionferà. È nel cuore, non c'è niente, tutto il problema è lì. È un attacco dello Stato,
del centralismo romano, farabutto, canaglia, sconfitto nel momento in cui ci processa. Noi ricordiamo i patrioti irlandesi processati, ma alla fine inevitabilmente l'Irlanda fu libera, i fratelli irlandesi sono liberi. Non a caso io, quando ero ministro, sostenevo una grande festa irlandese, perché se la facevi in Italia ti denunciavano, ti processavano. Investivi in una grande festa irlandese dove i ragazzi irlandesi fanno il ballo irlandese. Avevo mandato la mia segretaria Nicoletta in Irlanda a dire: guardate, fate una festa per la Lega, che la sostengo e la sosteniamo noi, perché noi ci sentiamo amici degli irlandesi, dei nostri fratelli irlandesi. E la politica di guardare al nord, all'Europa, noi sappiamo che l'Europa è un'Europa sbagliata, l'Europa degli Stati. I fondatori dell'Europa non volevano l'Europa degli Stati, volevano l'Europa delle regioni. Anzi, odiavano gli Stati, pronti a fare guerre, pronti a fare disastri. Fecero addirittura la CECA, la Comunità del Carbone e dell'Acciaio, per controllare che l'acciaio e il carbone non finissero nelle mani degli Stati disposti a fare guerre inutili, a disastrare il mondo. Ebbene, nacque l'Europa degli Stati. Più Stati possibili, più debiti possibili. Oggi l'Europa è fallita, non c'è più l'Europa degli Stati. Ma non è che scompare il concetto, l'amicizia tra i popoli europei. Si uniscono, ci chiamano. Sono stato a Monaco di Baviera, abbiamo parlato, dicevo: ho imparato a conoscerti Umberto, non esagerare con la padaia, perché la padaia viene, non ti spaventare, non usare mezzi estremi, perché la padaia viene, perché la vogliamo anche noi bavarese. Abbiamo capito che voi siete un popolo lavoratore, un popolo bravo, sotto il tallone di uno Stato centralista, antidemocratico, fascista. E allora viene, non esagerare, perché viene, perché la vogliono anche i bavaresi, anche i tuoi amici bavaresi. E quindi è passato poco tempo e tutto sta arrivando come un miracolo. Una mattina sboccerà, sentirete sbocciare là l'Euroregione, è passato, l'hanno firmato. In Svizzera, ci sono Svizzera, ci sono tanti popoli amici, grazie a voi che siete stati capaci di credere nella libertà e di portare avanti la battaglia della libertà. Grazie fratelli padani, grazie. Adesso l'amicizia, la fratellanza che unisce il nostro bene, da questa oggi in poi, quest'acqua è venuta giù forte perché voleva lavar via ogni incomprensione. Padania! Padania!